Salutiamo l'onorevole Claudio Borghi, presidente della commissione bilancio della Lega. Buonasera presidente, bentornato a Zapping. Buonasera a voi. Senta, è una mia impressione, come dire, da giornalista vittima dell'amore per le grandi emozioni, o effettivamente in questi giorni, come molti raccontano, retroscena e non solo, le relazioni tra Lega e 5 Stelle hanno raggiunto tensioni un po' più preoccupanti del solito? Ma non so aiutarla in questo no, perché io riconosco perché... che i giornalisti gli piace raccontare che le cose non vanno, che perché è più divertente, fa il titolo, fa però qualche volta magari ci azzeccano, capisce, io dovrei diciamo ragionare sulla base di quello che leggo, perché io sulla quella base che di quello che vedo, non lo so, per dire un aneddoto, oggi mi sono incontrato con il sottosegretario Villarosa e che abbiamo avuto ospite un minuto fa, tra l'altro, ecco, vabbè, vedi che coincidenza, è stata un incontro assolutamente mica penso che vi picchiate quando vi incontrate nei corridoi, penso. No, ma non ci siamo neanche fermati per dire oh ma che cosa sta succedendo, cose di questo tipo similare, anzi abbiamo parlato appunto di banche, di situazioni e cose di questo tipo con la massima cordialità. Lo sa un titolo dell'Huffington Post di adesso? Questi 5 Stelle stanno diventando incomprensibili, lo sfogo di Matteo Salvini e i suoi, da Giorgetti a Molteni a Zaia, lo Stato Maggiore leghista assedia il suo leader, ci stanno mettendo in trappola. Non lo so, ho parlato anche oggi con Salvini e non ho avuto questo tipo di feedback, però cioè, non so, se volete ve lo dico. No, io lungi da me volerla forzare, volevo appunto, no, anzi lei ha dato un'ottima risposta, lei ha detto per quanto mi riguarda, per quello che vedo le cose non stanno così, però non è per provocare, però prima di parlare delle cose diciamo centrali su cui io ho chiesto la gentilezza di partecipare, volevo riprendere un po' il filo del discorso che abbiamo fatto fino adesso sulla questione banche e chiederle se questa affermazione del vicepremier Di Maio la trova d'accordo. Senta. Se mai lo Stato, e per ora non ci ha messo un euro, ma se mai lo Stato dovrà mettere soldi in Carige, sarà per farla diventare una banca di Stato. Quindi i cittadini mettono i soldi, i cittadini si prendono la banca e avranno una banca che comincerà a dare prestiti e mutui, non con la difficoltà con cui tante altre banche le hanno date in questi anni, banche private. Ecco, Borghi, gliel'ho fatto sentire perché in realtà ieri Tria al Question Time ha detto delle cose abbastanza diverse da queste. Lei che ne pensa? Ma io penso che ci sia una differenza fra le affermazioni di Tria e le affermazioni di Di Maio, che dipende dal fatto che Tria, essendo un tecnico, così come sono dei tecnici quelli del Ministero, si muove strettamente sulla base dell'attuale quadro legislativo. Di Maio, che invece è un politico, si muove sulla base di un quadro legislativo che ritiene di poter cambiare. E che io spero che venga cambiato, perché è evidente che l'Europa ha cambiato fortemente l'atteggiamento in merito alle nazionalizzazioni delle banche e adesso le considera come una cosa pericolosissima. Purtroppo però l'Europa lo fa dopo che tutti hanno nazionalizzato o messo in sicurezza il loro sistema bancario in altri anni, quando le banche in crisi erano le loro e non le nostre. In questo momento, non so, tanto per dirne una, ci sono delle banche delle dimensioni non piccole, come per esempio Royal Bank of Scotland, quindi stiamo parlando di una delle banche europee più grandi, che sono assolutamente statali. E il fatto è questo, che dal mio punto di vista questo sistema... Ma questo perché secondo lei manager privati fanno peggio di manager pubblici? No, attenzione, i manager ce ne sono di bravi e cattivi sia nel privato che nel pubblico. Se la banca è dei cittadini è meglio, funziona meglio, è più limpida, è più trasparente, perché poi non è che ci stanno i cittadini dentro, ci sarà qualcuno scelto dal governo a gestirlo. Non è quello, veramente non è quello il punto. Il punto è che sono cambiate delle regole sulle banche, vale a dire segnatamente con l'introduzione del bail-in. E queste regole per il nostro sistema, non so per gli altri, ma per il nostro sistema si sono rivelate tossiche, vale a dire il fatto di far credere o di far pensare ai cittadini che una banca
possa diventare pericolosa per i soldi che ci sono dentro, sia a livello teniamo presente che i cittadini prestano denaro alle banche, no? Le prestano sia con i conti correnti, sia sottoscrivendo delle obbligazioni. Le banche raccolgono questo tipo di denaro e poi a loro volta lo prestano, no? Alle imprese o ai mutui, no? E così via. Quello che le banche prestano è un problema della banca, cioè vale a dire è la banca che deve preoccuparsi di riaverli indietro. E quello che invece viene prestato alle banche è un problema del cittadino, perché non dovrebbe avere il dubbio che dei denari messi o in obbligazioni o in conti correnti possano tornare sulle dietro. Obbligazioni una piccola quota di rischio obiettivamente ci sta e bisognerebbe saperlo, no? Dissento, quantomeno a meno che non vengano specificamente spiegate prima, no, che possono essere parte di capitale. Dissento perché stiamo parlando di un business vigilato. Cioè l'obbligazione in teoria può diventare a rischio se la banca viene messa in liquidazione. Se sei obbligazionista subordinato, sai che puoi rischiare in alcuni casi. Anche qui è un po' complicato, adesso non vorrei fare un colpo ai cittadini sotto. Beh, sotto, ma tanto lo sanno. Nel senso, colpo parlando di cose noiose. Sì. Però in realtà tu obbligazionista subordinato ti assumi sì dei rischi, ma non sono quelli di essere espropriato perché sei subordinato. Ti assumi dei rischi che se la banca va in liquidazione e quindi dopo aver venduto tutti gli attivi, compresa la sede sociale, tanto per dirne una, tu arrivi dopo agli altri creditori. Però sappiamo benissimo che questa situazione è altamente improbabile, perché significa che se si arriva a questo punto ci vanno di mezzo un po' tutti, anche i correntisti, per cui i rischi dell'obbligazionista subordinato, a meno che non fossero specificamente detti, e le obbligazioni che vengono messe ora ce l'hanno scritto, quelli che c'erano messe prima di inventare il bail-in non ce l'avevano scritto, non erano quelle di dire vabbè, voi che avete i titoli più pericolosi vi azzeriamo perché così imparate. Sono cose che è un po' complicato magari forse spiegarle in questo dettaglio, però credetemi, è così. Non è che uno perché è un obbligazionista subordinato può essere abusato, ecco, mettiamola così. Cambiamo argomento. No, sono abbastanza d'accordo, scusate però mi sono perso forse la domanda iniziale, sono abbastanza d'accordo, se lo Stato mette dei soldi in una banca, tanto vale che ne prenda anche la proprietà, così facendo poi la può rivendere magari con profitto. Presidente Borghi, io in realtà l'avevo invitata per farci chiarire un punto, perché tra i tanti motivi che fanno dire ai giornali quello che ho appena letto prima sulle tensioni tra Lega e 5 Stelle, uno è legato alla posizione della Lega sul reddito di cittadinanza. Il ministro Fontana, ma lo stesso Salvini, nei giorni scorsi hanno detto: attenzione, ci siamo accorti che questo reddito di cittadinanza, così come è concepito nell'ultima bozza, sfavorisce molto le famiglie numerose. Ci sono famiglie numerose che prendono poco di più di un single, sfavorisce i disabili, le cui pensioni non si adeguano al livello di quelle alte. Se così rimane, noi non lo votiamo. E dire noi non votiamo il reddito di cittadinanza è come una bomba atomica sull'alleanza. Quindi volevo capire un po' il suo parere su questo. Allora, posto che io, ripeto, non ho visto con i miei occhi nessuno dire io non voto così questo tipo, però sui giornali lo riportano tra virgolette, poi si sa che in Italia le virgolette da quando sono in Parlamento ho visto tante di quelle virgolette. No, lo so, in Italia effettivamente le virgolette si usano con generosità, diciamo. Però se devo essere sincero, il punto dell'equivoco secondo me è uno, vale a dire quello legato ai disabili. Vale a dire, voi sapete che le pensioni di disabilità, no, cioè quantomeno gli accompagnamenti di disabilità, possono essere molto bassi, 280 euro, no? Allora era abbastanza, diciamo così, scontato, o quantomeno si pensava, che all'interno del reddito di cittadinanza, nel momento stesso in cui si pensa di dare 780 euro, no, a qualcuno, fosse ricompreso anche l'aumento delle disabilità. Invece sembra dalla bozza che si dice sì, tu potresti avere il tuo reddito di cittadinanza, tu disabile, quindi a 780 euro invece che 280 che hai, solo se hai gli stessi requisiti di un altro cittadino,
Però l'altro cittadino si pensa che, come è stato detto, deve prendersi, andare ai centri per l'impiego. Cosa che un disabile non può fare, diciamo. E così via, cosa che un disabile, per carità, possono lavorare anche i disabili, però hanno delle difficoltà maggiori. Sì. Poi ovviamente, insomma, è una cosa che pensavamo che fosse più o meno scontata, ecco, perché sappiamo che anche del 5 Stelle c'è un'attenzione forte per i disabili, non vedendo questo dettaglio abbiamo preferito chiarire. Ecco. Poi ho visto che Di Maio ha detto c'è un tesoretto di 400 milioni dovuto al fatto che, insomma, la platea sia un po' ristretta, quindi risparmieremo ulteriormente rispetto anche alle ipotesi poi ridotte dall'Unione Europea, quindi risolveremo il tema delle disabilità. Quindi la cosa sono convinto anch'io. Rientra. Sono convinto anch'io. Io penso che, insomma, poi il solito discorso bisognerà guardare, perché se un disabile ha la fortuna di essere una famiglia miliardaria, va bene. Però ci sono, chiunque abbia un disabile in casa sa benissimo che anche, diciamo, un reddito medio o qualcosa del genere non è sufficiente per poter gestire le problematiche, insomma, relative di avere un disabile in casa. Borghi, una telefonata, poi convinto che un sistema si trova. Borghi, una telefonata e poi la saluto. Massimo da Lecce. Sì, buonasera. Diciamo velocemente, Banca Carige, Popolare di Vicenza, Banca Veneta e Parmalat sono quattro esempi di istituti, diciamo, di aziende del nord che sono state sull'orlo del fallimento ed è intervenuto lo Stato per salvarle. Che senso ha parlare allora di residuo fiscale, quando sento parlare di autonomia, di regioni del nord che ricevono meno dallo Stato rispetto a quanto versano in tasse? E questo conteggio del residuo fiscale ha presente anche queste forme di finanziamento? Quando una banca sta sull'orlo del fallimento non riguarda solo i piccoli risparmiatori truffati. Io vorrei ricordare che una banca va sull'orlo del fallimento anche per dei prestiti concessi e non rientrati, il debitore non è riuscito a pagare, ma quando la banca fa questa operazione sta dando economia al territorio. Quando la banca dà soldi per mutui e non rientra, ha dato comunque ricchezza al territorio, economia. Quando la banca... Va bene Massimo, lo devo interrompere, se no non c'è tempo per rispondere. Devo dire che lei ha messo, facendo un ragionamento un po' lungo, ha messo in gioco un altro argomento molto interessante, che è quello della imminente questione delle autonomie del nord e delle regioni che l'hanno chiesto via referendum, o non solo via referendum, che arriverà presto all'attenzione del Parlamento. E lei la ricollega, diciamo, agli aiuti che sono stati dati alle banche e alle imprese del nord. Non so se Borghi vuole chiudere il cerchio in qualche modo. Beh, ma innanzitutto, insomma, è un po' ardito, ecco, dire che se una banca dà qualcosa, fa un credito che poi non rientra, sta dando soldi al cosa, perché tante volte, come nel caso di Carige, questi soldi che non sono rientrati hanno preso la strada della Svizzera. Quindi ha dato i soldi al territorio ticinese, ecco, che non è esattamente... Beh, le banche venete, si diceva, sostenevano molto la piccola imprenditoria veneta, guai a farle fallire, io mi ricordo... Sì, ripeto, no? Però in questi casi di dissesto bancario, in molti casi alla radice c'è della malagestione, e della malagestione non significa prestare così in modo generoso, significa far sparire dei soldi, ecco, certo. Tant'è vero che ci sono delle condanne. Quindi bisogna stare un po' attenti. È indubbio che la recessione ha favorito questo processo, perché se un'impresa fallisce, l'impresa fallisce perché non restituisce i propri crediti, e spesso e volentieri non li restituisce una banca. Quindi è indubbio che i fallimenti e le catene dei fallimenti che ci sono stati a seguito dell'austerità si sono scaricati in parte anche sulle banche. Il discorso di dire però poi dallo Stato arrivano dei soldi anche al nord, ma sì, ma è evidente, cioè se uno volesse fare i conti sul residuo fiscale, tenuto presente che stiamo parlando di circa 80 miliardi ogni anno di trasferimento fiscale tra nord e sud, se anche poi ne arrivano 2 o 3 o 5 per le banche, non è che cambia molto il discorso del residuo fiscale. Qui però ci avventuriamo su un tema molto vasto che affronteremo in realtà poi non è neanche sulla tavola, ecco, perché è evidente che se poi si dovesse andare verso forme di maggiore autonomia, insieme con l'autonomia c'è anche la responsabilità. Però io so che la questione è sul tavolo, cioè arriverà in Parlamento, ci sarà un'intesa governo-regioni, poi un voto del Parlamento l'autonomia partirà in qualche modo. Senza dubbio, anche perché c'è un referendum da onorare, poi dopo è nel contratto. Però ecco, anche le regioni sappiano
che non è che se si prendono una parte dell'autonomia, poi se qualcosa non va bene, poi arriva lo Stato e paga, perché in certi casi vediamo per esempio certi risanamenti di città, no? In Sicilia, Catania, insomma ne abbiamo visto in tanti casi, uno dice sì, ok, sono autonomo, però poi se le cose non vanno bene lo Stato paga piedi lista e ripiana. Anche in quei casi lì bisogna mettere ben chiaro che con l'autonomia arrivano le responsabilità. Va bene, ci fermiamo qui. Grazie davvero molto, Presidente Borghi. Buon lavoro e a presto. Grazie a voi, arrivederci.